Che stai facendo? Io sono Peo. Non capisco. Io sono Peo. Sei alquanto odioso. Io sono Peo. Signori, dobbiamo registrare adesso. Va Uniamoci. bene. Ciao bambini, questo è Electric Apu. Oggi siamo qui tutti gioiosamente riuniti per riprodurre un altro YouTuber in modalità allenatori di Pokémon. Wow! Siete pronti a ricevere una dose di medio, buono, discreto intrattenimento? Bene, perché se andiamo a vedere subito le votazioni, come potete vedere, io ero convinto totalmente che avesse vinto Tearless, perché di solito i commenti me li ordina dal più popolare, da quello con più mi piace. Ma mi dispiace Tearless, porca zozza, mi dispiace e non mi dispiace, perché va a vincere, come possiamo vedere qui, Maurizio Merluzzo, con 725 mi piace, ben sopra la media solita, vuol dire che sta aumentando l'interazione. È un bene, è un bene. Ma prima di iniziare, avete dato un cazzottino alla campanella? Se questa è la campanella, voi fate PUUUUUUU! Bravi! Maurizio Merluzzo vince quindi al terzo episodio del PokéTuber. Se andiamo a confrontarlo con il SuperTuber, in cui ha vinto tipo al 20° per capirci, dimostra la sua esponenziale crescita e popolarità in quest'ultimo anno. E la cosa in realtà mi fa molto piacere, perché come ho detto nel mio vecchio SuperTuber, è uno tra gli unici miei YouTuber italiani preferiti, perché c'è lui, Sabaku, Yotobi. Sto davvero strizzando il mio cervello per trovarne un altro, ma non c'è. E l'ho detto anche ai tempi del SuperTuber. Abbiamo poi votato, come al solito, per quanto riguarda il titolo. Quindi Maurizio Merluzzo, capo palestra di Palestra Vera, quindi non Pokémon, ti vuole sfidare. Quindi avremo un allenatore di Pokémon tipo personal trainer, per capirci. E sì, signori, abbiamo il suo audio che ci indicherà il suo Pokémon preferito. Purtroppo questa volta l'ho su Instagram, quindi dovrò farlo sentire al microfono. Purtroppo lui è un uomo molto impegnato, da bravo doppiatore che è. Io sono il tipico rompicoglioni che al cinema ti dice: "Oh, quello è Maurizio Merluzzo", e magari il mio amico non sa neanche chi è. Però io, Maurizio, riconosco sempre la tua voce. Io e mia sorella ti guardiamo da cotto e frullato. Io e il mio inquilino, durante l'università di architettura, guardavamo due cose a pausa pranzo: o cotto e frullato o il testimone di Pif, per capirci. Sentiamo cosa ha da dire Maurizio. Poi, ciao bello. Allora, sì, ora appena mi libero un attimo te lo invio molto volentieri. E ok, io ho due Pokémon preferiti che sono Magikarp e Machamp, però ti faccio l'audio. Grande. Magikarp, signori, Magikarp. Sono molto, molto felice di questa scelta in realtà, perché mi fa venire un sacco di idee folli e stupide, sinceramente. Come avete sentito, era in programma che mi lasciasse un audio più dedicato su WhatsApp, però è rimasto rinchiuso dentro lo studio a doppiare fino a tardi ieri, e quindi ho detto: "Vai tranquillo, mi faccio andare bene questo". Dopotutto, i Pokémon preferiti ce li ha detti. Come possiamo vedere nel precedente PokéTuber, siamo un pochino usciti dallo stile super sintetico di Pokémon Spada e Scudo. Questa volta cercherò, vi prometto, di essere un po' più attento. Prima di tutto, immagini di riferimento, signori. Pap. Bisogno di immagini che facciano vedere bene anche il fisico scolpito. E vorrei quello con la maglietta classica di Prozis. Ah, già che sono qua, ti dico, Maurizio, se mai starai vedendo questo video, mio figlio è rimasto a bocca aperta quando ha visto questo cosplay. Questo D.Van è il nostro preferito in assoluto. Anche perché è il primo anime serio che ho visto con mio figlio, che ho iniziato a vedere con mio figlio. Affichiamo un paio di allenatori della nuova serie. Questo pompato ci sta benissimo. Magikarp, anche visto da fronte, perché so già che mi causerà problemi. È un Machamp. E siamo pronti per iniziare. Effetti speciali e... Ricordiamoci, signori, sintesi. Farò il mio modello a fianco a questo, che già è pompato di suo. E questo qui a fianco è davvero molto pompato. E non da meno lo sarà il nostro caro Maurizio. Che a proposito di ban dei sette peccati, quando arriva il cosplay di Escanor, Maurizio? Lo stiamo aspettando. Io personalmente lo sto aspettando. Oddio, qui finisce il bacino di questo. Wow, questo ha i piedi piccoli rispetto a tutti gli altri che hanno i piedoni. Perché fare i piedi così piccoli e uno così pompato? I don't know. Devo cancellare la testa perché non mi portano le cose. Ho già in mente una posa, molto funny, molto divertente, che potrebbe leggermente farmi uscire dal tema allenatore, cioè capopalestra di Palestre Vere. Però ci starò attento.
Specchia, specchia. Con queste gambe sembra grasso più che pompato. Pertanto questo soltanto mi serve come base. Vediamo le proporzioni. Come al solito le proporzioni di questi allenatori di spada e scudo sono fuorvianti rispetto alla realtà. Addirittura questo raggiunge le 7 teste. È quello con le proporzioni più prossime alla realtà. 2, 3, 4, 5, 6. What a fusk! What the fusk? 3, 4, 5, 6. What the fuck? 2, 3, 4, 5, 6. What the fuck ancora? Non è possibile che io mi impantano sempre nelle cose più stupide. Porto un po' avanti l'anatomia del corpo perché di solito, non sempre, mi aiuta poi a ritrovare le proporzioni. Se il quadricipite mi parte da qui, la fascia. Quadricipite è un muscolo complicato, signori. Io le rifarei proprio le gambe. Vi spiego il motivo della posa, che adesso mi sembra abbia un po' più di senso. Io voglio che qui tenga un Magikarp, più o meno sì in questa zona qua. Da quanto è grande? Sì, più o meno in questa zona qua tiene Magikarp, dalla coda. E lui è senza pantaloni. Mi sembra una scena very funny, yo. Com'è che dite voi giovani? Le Mao, lol, tanti lol. Questa è una scena da tanti lol, signori. Quindi Magikarp è qui, e poi Machamp lo possiamo fare dietro con i pesi, così da far capire che stanno in una palestra. E che lui è un capo palestra nudista, perché no? E la mia ispirazione nasce da questa foto, che come può non ispirare arte, questa foto? Sono un po' invidioso perché lui ha le chiappe e io non ce l'ho. Io sono senza chiappe, ce l'ho molto piccole. Ce l'ho sode, però sono piccole. Detto questo, penso che adesso posso andare a posizionare il viso. Vediamo se ora finalmente siamo più o meno messi bene con le proporzioni. 4, 5... 6. Dai. 6 e mezzo è una buona media per questo stile Pokémon. Quindi lui avrà ovviamente la maglietta super attillata, che però finisce qui. Qui è il nudo, non c'è niente, ok? E qui andiamo a fare delle normalissime scarpe da ginnastica. Specchia, specchia, le proporzioni, mi sa che ci siamo questa volta. Grazie. Grazie Jesus per il tuo supporto. Bene, andiamo a lavorare sul viso senza essere troppo anime kawaii come abbiamo fatto con Sabrina, ma cercando di essere sintetici e molto più simile allo stile Pokémon. Non perdiamoci questa volta. Inizierei dalla bocca perché già ho in mente l'espressione. Molto anime. Con un bel sopracciglio alzato, vorrei far alzare un po' il lato di questa bocca, perché ho notato che lui quando sorride, quando parla, quando doppia nei suoi video, la sua bocca fa spesso questa forma così quando sorride, in cui il labbro da un lato si alza di più, e di solito è un tipo di sorriso che dà molta espressività negli anime, se ci pensate. Eccola qua. Vediamo se ce la faccio fare un bel accenno di barba. Adesso lui si è accorciato i capelli, se non sbaglio, e li farò leggermente lunghi come i vecchi tempi, che vanno un po' all'indietro. No, che vanno completamente all'indietro, più che un po'. Magari con un ciuffetto fuori posto, che fa molto anime. Oh mio Dio, mi piace. Raro che mi piaccia la prima botta. Che detto così suona malissimo. Come se Maurizio mi avesse dato una botta e mi sia piaciuto. Che non escludo, Maurizio, quando vuoi darmi una botta o prendermi a botte, perché no? Mi presto, nessun problema. Specchia, 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 errori? Qualcuno vede un errore? Io non vedo nessun errore. Allora, mio caro Magikarp, fammi vedere tu come sei fatto. Ha senso questa mano? Alla prima botta? Anche questa? Mazza, deve stringere un po' di più la pinna qui mentre che è stretta. Nella morsa di questo macigno di uomo. Corpo di Magikarp è un po' un uovo. Nel senso che qui è più tondo e qui finisce un po' più acuto. Qui è dove si divide la testa di Magikarp dal corpo. Ma dove facciamo la faccia? Qua? Le proporzioni dei Pokémon sono sempre molto difficili, devo ammettere, perché appena sbagli qualcosina, viene un mostro completamente diverso. Basta un piccolo errore in un Pokémon così preciso. Infatti io non invidio affatto i disegnatori di Pokémon. Più è sintetico il disegno, il character design di qualunque cosa sia, più in realtà è difficile riprodurlo, perché davvero basta una cavolata e basta, l'hai rovinato. Vorrei che si capisse l'angolazione. Accidenti. Che forse la bocca proprio qui non ci deve stare, deve stare tipo qui. E quindi l'occhio deve stare tipo un po' più qui. Ha senso? Oh mio Dio, perché no? Forse una volta introdotto quest'altro pezzo che mi manca, avrà tutto più senso? Domanda? Question mark? Oddio, mi sembra che abbia senso, vediamo. E come se ha senso? Innanzitutto, non ho controllato, ma più o meno è così grande un Magikarp? Però ci dovevi pensare prima, sei uno scemo? Magikarp. È alto quasi un metro, cioè lungo. Alto o lungo? Punto di domanda.
cioè da qui a qui, a parte mi sono scordato i baffi, o da qui a qui. Comunque sia all'incirca un metro, che sia l'altezza o la lunghezza, non lo so. Se supponiamo che Maurizio sia alto, non lo so, 1,80, 1,90, questo non lo so. Maurizio qui è alto circa 3 metri. Oh mio Dio, Magikarp deve essere molto più grosso. È così grande un Magikarp. Oh mio Dio, ma stanno sognando di mangiarsi un Magikarp. Sacrilegio! Perché mi sembra così sbagliata questa immagine? Ampiamente sbagliata. Oh mio Dio, enorme! Signori, Magikarp è enorme. Questo Magikarp è enorme. Speriamo che questo sia un Magikarp troppo cresciuto. Fammi vedere un altro. Però guarda qui. Se vediamo questa immagine per voi estremamente piccola, mettiamola qua, va. Questa immagine estremamente blurrata, vediamo che sì, un Magikarp è bello grosso. Se vediamo la lunghezza, sarà quanto il piede di questo bambino. Però un allenatore di Pokémon nel mondo di Pokémon è un bambino, quindi sarà alto sì e no 1,50 m. Di conseguenza sì, dobbiamo aumentare le dimensioni del nostro Magikarp, ma senza esagerare, perché il nostro Maurizio non è un bambino allenatore di Pokémon di 10 anni che vuole conquistare la Lega Pokémon e sti cavoli. Che da una parte, per quanto il marketing dei Pokémon sia sempre stato questo, conquistiamo i bambini supponendo che loro stessi partono per l'avventura, un po', cioè adesso mio figlio per esempio va per gli 8 anni, e io in un'avventura per cazzi suoi in giro per il mondo, in questo mondo distruttivo in cui viviamo, cugaz che ce lo mando, cugaz! Ma vediamo, se lo metto così alto, secondo me va più che bene. Questa grandezza, secondo me, è perfetta. Signori, con questo per ora ci siamo. Adesso passiamo a Machamp. Machamp è alto 1,60 m, ma è bassissimo. Non è possibile. Ma guardalo! Scusate, signori. Guardate quest'ennesima immagine blurrata. Machamp è enorme qui. Questo è un adulto, non è un bambino. E magari qui sembra anche un po' rannicchiato. Perché così fasullo il mondo dei Pokémon? Rispetto tra anime, dimensioni, ma io non lo so, guarda. Ok, guardate il gioco di Pokémon, questo mi sa che era X e Y. Questa è una bambina, o bambino, non si sa. Se è un bambino, è una trappola. Per trappola si intendono tutti i personaggi anime che sembrano femmina, un pochino c'è dei pensieri zozzi e poi scopri che è maschio. Ce n'è uno sul ReZero, esageratamente trappola. Comunque sia, non cambiamo discorso, questa bambina qui... Prendiamo questa immagine. Allora, io prendo questa bambina. Eccola qua, la bambina. La raddrizzo un po', facciamo finta, la mettiamo un po' in piedi, no? Con la mitica magia di Photoshop, io raddrizzerò questa bambina a suon di schiaffi e cinturate sulla schiena. Picchiate i vostri bambini, genitori. No, non è vero, scherzo. Ma hai toccato mio figlio. Ok. Questo bambino o bambina, qualunque cosa tu sia, oddio, è alto quanto Machamp. E questa è una bambina. Machamp è un po' basso, quindi. È davvero 1,60 m. È che sembra grande perché Pokémon ci abitua a giocare con i bambini. Posso scegliere un personaggio e crearmelo dell'età che dico io? Mi fa sentire anche stupido giocare a Pokémon alla mia età. È come dire, devo giocare con un personaggio bambino, non è come giocare, non lo so, a The Last Guardian, in cui è una storia fichissima che controlli un bambino. No, tu controlli un bambino scemo di 10 anni che va in giro a fare il bulletto con altri bambini che hanno i Pokémon e li fa piangere e gli ruba i soldi alla fine del combattimento. I soldi! Dammi i soldi, Maurizio. Quindi Machamp, secondo le misure giuste, dovrebbe arrivare qua, no? Come corporatura, così. Un braccio, altro braccio. Fatto, signore, abbiamo finito. Ah, mi sono scordato una cosa. Fatto. In realtà io punterei a alzare, un po' come abbiamo fatto con dei Flusion di Eren, alzeremo un pochino, ok? Non troppo, giusto perché arrivi a un'altezza decente. Quindi qui, perché se fosse troppo grande, appunto dopo verrebbe un macigno di muscoli. Sì, lo faccio grande, ma non troppo, fino a qua, direi. Mi sembra un ottimo compromesso, no? Allora, come faccio a fare un Machamp? Innanzitutto Machamp non ha il collo, è tipo un brufolo su un corpo la sua testa, tipo... Così, e questo sarà il corpo, no? Quindi per cui, individuiamo forse prima le pinne, se si possono chiamare pinne. Hanno senso queste pinne? Ma il suo muso è un becco? Sarà solido o morbido? Machamp ha quattro trapezi? Perché sono 1, 2, 3, 4, cioè due trapezi che si suddividono in quattro spicchi, quindi 1 e 2. 2 e 1 qui dietro. È un po' strano questo Machamp, questa faccia. Non saprei. La diamo per buona? Sì, Peo, dalla per buona. Va bene, se lo dite voi. Non starò a impazzire se insistete per capire le proporzioni di un mostro con quattro braccia. 60 kg andranno bene per braccio, no?
Ma la P di che ha Machamp qua per cosa sta? Perché mi viene in mente solo una parola così su due piedi. Ehi signori, qui sotto c'è il mio P. Solo per informarvi, quindi solo a scopo informativo, qui ci metto la P per indicare a chi non lo sapesse che qui sotto Machamp, cioè io, ho il mio P. Ha senso, no? Quindi per favore, niente colpi lì perché sapete com'è, un po' di regole anche nei Pokémon. Maton, che polpaccio, Maton! Un piede molto alla Freezer. A due dita, letteralmente Machamp. Perché dopo tutto, abbiamo bisogno di più di due dita? Secondo me no. Quello che mi è sempre abbastanza piaciuto di Machamp da un punto di vista di mero design è che le braccia superiori sono in realtà abbastanza posteriori, cioè escono per buona parte dalla schiena. A differenza di altri design di personaggi con quattro braccia come Goro di Mortal Kombat, che è come se le avesse dal basso busto, come se ci avesse delle altre braccia qua. Machamp invece ce l'ha quasi alla stessa altezza sulla schiena, è un po' strano. E comunque sia diverso. Questo Machamp è più grande del previsto, però. Non voglio che occupi da solo tutto quanto. Molto meglio. E qui voglio che abbia un'insegna con, non lo so, il logo Merluzzo Gym. No? Ci sta male? A parte che, secondo me, questo braccio è troppo alto. Ciao braccio. Ecco, già se esce da qui ha più senso. È un po' più basso, un po' più di spazio di esposizione. Voilà. Forse la testa un pelino più in alto? Più in fuori? Ah no, mi si sono spicchiati tutti i numeri, sono uno scemo. Cari bambolotti, abbiamo finito. Lo schizzo, finito, è un parolone. Secondo me siamo riusciti a catturare l'essenza di Maurizio questa volta. E in più, siamo riusciti anche, mi sembra, a mantenere vagamente lo stile Pokémon e non uscire troppo da quello stile. Cosa che purtroppo mi è capitato nell'ultimo disegno. Avevo detto che sarei stato più attento? E sono o non sono stato più attento? Se lo sono stato, un cazzottone al pulsante del like, così, questo like, pum! Se non lo sono stato, comunque un cazzottone al like, pum! E un cazzottone alla campanella, pum! Ah, ho notato adesso che ho specchiato anche il testo. Vabbè, tanto quello sarà fatto testualmente. Detto questo, però, concludiamo questo benedetto disegno, che è anche ora. Abbiamo finito. Forse voi non le sentite, volevo aspettare che le campane smettessero di rindondare qui fuori. Però sono alquanto a tema, se ci pensate. Anche nella chiesa qui vicino prendono a pugni la campanella. Coincidenze? Non credo proprio. Come fate voi? Un bel cazzottone alla campanella. Puh! Questo è il nostro allenatore finale. Maurizio Merluzzo, capo palestra, di una palestra vera. Se non si capisce, sì, quello nell'insegna è un merluzzo, perché è la Merluzzo Gym. E questa volta no, non mi sono scordato di mettere le Pokéball. E che semplicemente non si vedono, stanno dietro a Magikarp. È lì che tiene le sue Pokéball. E no, non è solo una scusa perché anche oggi mi sono vagamente scordato. No, in realtà è perché non sapevo dove metterle. È un uomo con una maglietta e basta, dove gliele appendo le Pokéball. Quindi sì, ho deciso che ce le appese alle ball. Cioè le Pokéball alle ball. Ha senso, no? È un po' come la metafora della vita. Catturi amici animali che speri saranno tuoi amici. Invece saranno soltanto parassiti che ti si attaccheranno alle palle. Questa è la mia vita. Ma come sarebbe incontrare questo allenatore in un gioco Pokémon? Vediamolo!
signori, la pacchia è finita. Come al solito adesso qui appariranno dei video in sovraimpressione che voi potete cliccare. Se sentite il bisogno di un'altra piccola dose del vostro caro zio Peo del quartiere, potete schiacciare il pulsantone per iscrivervi, ma molto più importante, come abbiamo detto, è prendere a pugni la campanella, ok? La campanella è la cosa più importante in questo mondo del tubo. La campanella, la campanella.